sotto la terra. Alleluia. Per quale noi dobbiamo essere salvati. Oh, alleluia. La salvezza non è il cattolicesimo. La salvezza sono corpi coi soldi. Lo sapete anche voi, cari. Perciò questo mondo è alleluia, la verità ti rende lì. La vedete, cari. Oh Seba Icheria Tea, alleluia, alleluia, dai forza Padre, tuo servo a predicare l'Evangelo in mezzo a questa Babilonia. Siamo qui a Torino, una città estremamente tenebrosa, fratelli, ma vogliamo continuare a predicare questo messaggio in mezzo a queste tenebre, affinché voi conoscete che lì fuori, pregate nel nome di Gesù Cristo, non vi ha salvezza. Oh, alleluia! Lì fuori della croce non vi ha salvezza. Alleluia, perché la salvezza ha un nome: Gesù Cristo, il Signore. La salvezza ha un nome: Gesù Cristo, il Nazareno. Lui è venuto a dare la vita agli esseri umani. Gloria a Cristo. Gli esseri umani hanno rigettato la vita. Gli esseri umani hanno rigettato la luce, perché egli è venuto nella casa dei suoi e i suoi non l'hanno riconosciuto. Oh, alleluia. Sei in tempo di pentirti. Gloria a Cristo. Sei in tempo di cercare il Signore. Convertitevi. Sei in tempo di ravvederti del peccato. Sei in tempo di lasciare il male. Sei in tempo di lasciare la via peccaminosa. Alleluia. La salvezza non è il Papa. La salvezza non è un prete. La salvezza, cari, non è Buddha. La salvezza non è Maometto. Alleluia. Questo messaggio è per voi. Questo messaggio, alleluia, è per ognuno di voi che ascoltate e che passate, che fate finta di non ascoltare, ma la tua coscienza te lo dice. Oh, alleluia. Salvatevi dall'ira a venire. Alleluia, aggrappatevi alla croce di Cristo. Abitate di questo mondo ribelle. No, alla croce di un legno, come c'è in quel tempio pagano. Ti devi aggrappare, alleluia, a Gesù, in spirito e in verità. Perché il Signore è spirito, cari. Gesù non è un gesso, come lo insegna il Vaticano, corrotto purtroppo. Gesù non è un legno, come insegna il cattolicesimo corrotto. Gesù Cristo è alla destra di Dio, nel cielo. Alleluia. Lui è alleluia. Padre. Lui è spirito. Lui è verità. Carissimi, perciò è tempo di pentirsi, anche di adorare gli idoli del Vaticano. Se tu sei un adoratore di idoli, ti devi pentire. Vive! Se tu sei un adoratore di faccia a tutti! Immagini, statue, cosiddetta Madonna, ti deve pentire. Alleluia, cercare il vero Gesù che è alla destra di Dio. Alleluia, e pregarlo in spirito e in verità, e voi troverete la salvezza. Gloria a Cristo. E voi troverete il perdono, e voi troverete la vita, voi troverete alleluia alle vostre anime. Carissimi, avete un'anima da salvare. Voi, alleluia, che ascoltate, avete un'anima da salvare. Non perdere la tua anima nell'Hades, nell'inferno. Perciò, come dicevo prima, come è scritto anche nella parola di Dio, lui si offrì alla croce. Alleluia, lui, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia il dono della vita eterna.
Questa è una promessa dal Padre. Vai forza, Padre. Fatta agli esseri umani. Nel nome di Gesù. Ma gli esseri umani non devono perire. Alleluia. Perché è scritto affinché non perisca, ma abbia la vita eterna. Alleluia. Volete perire, cari di Torino, nei vostri falli? Volete perire nel peccato? Volete perire nel male? Vuoi perire nella tua incredulità? Non perire. Alleluia, cerca il Signore. Digli, Signore, io voglio la vita eterna. Alleluia, umiliati davanti al Signore. Fai una preghiera davanti al Signore. Gloria al Padre, alleluia. Digli, Signore, dice il mio nome, il mio nome, il mio della vita. Digli, Signore, abbi pietà di me. Non andare nelle statue morte. Noi del Vangelo, ma siamo anche predicatori contro gli idoli del Vaticano. Alleluia. Solo in Gesù Cristo vi è la salvezza, come disse gli apostoli. Signore Gesù Cristo. Alleluia, pregate nel nome di Gesù Cristo, fratelli. Nessun altro nome. Dio abbia pietà di queste anime che passano, per quale noi dobbiamo essere. Lo yoga, la salvezza, un nome, Gesù, il Signore, alleluia, Gesù.